perché si preferisce per tanti motivi anche di sicurezza gareggiare anche soprattutto di giorno. Ah no, è Pastore questo qua, attenzione perché è Pastore, siamo con il numero 20 parecchio Pastore, avanti. Quindi ci sono Pastore, un po' di dice Pastore. Pastore ha preso un secondo e mezzo, due da Nicolini. Quindi una gara davvero serratissima, come hai visto Pastore non si può giudicare benissimo Tanino, però è sempre aggressivo Pastore. Comunque andava, è andato abbastanza bene, cioè pulito e difatti anche tu ti sei un attimo confuso quando hai visto che il passo era diverso. Ho visto, infatti Morigo, ci abbiamo i ritiri delle due Subaru, non ho visto né le due Subaru di Morigo né di Giovannetti né la Fiat Ibiza di De Margaritis e si sono ritirato anche le Peugeot 106 Kit di Bertinotti e adesso è arrivato appunto Pastore con il Clio Williams. Attendiamo con ansia l'arrivo del migliore, del numero uno fino a questo momento, di Andrea Saglio sulla Clio della Pentathlon Renault Clio Williams, davvero una Clio 7 marce, 225 cavalli per un quintale di peso, una macchina eccezionale per un pilota fino a questo momento eccezionale. Le immagini in diretta da Crodo, stiamo subito, attendiamo con ansia l'arrivo di Andrea Saglio con la moglie Anna Fatichi, lo abbiamo visto molto tranquillo, molto sereno anche al secondo parco assistenza al riordino. E dunque vediamo se le prime luci. Paolo, abbiamo dei risultati ufficiosi, ma se vuoi attendiamo la fine. Attendiamo prima la prova di Saglio, certo, perché è importante vedere la prova di Saglio. Tanino, andiamo con la prova di Saglio, vediamo come va su Bocchio Nicolini. Dovrebbe essere un vantaggio di pochissimi secondi. E anche su Pastore, questo terzetto, vediamo se riesce a essere in vantaggio. Sta andando molto bene, vedi, pulito, pulitissimo, guarda. Mancano 15 secondi al punto di rilevamento. È già in paese. Diciamo che è in vantaggio di pochissimi secondi, di 2 secondi. Comunque è già in vantaggio, sì. Comunque mantiene il suo, diciamo così. Cioè Saglio quel momento lì ha un vantaggio di 2 secondi. Diciamo che è sulla stessa linea di prima, perché ha vinto la prima speciale con 3 o 4 secondi, se non vado errato. Se Giacquini ha 2 di vantaggio su Nicolini, credo che possiamo però confermi. Vediamo con Rachele prima di vedere Ridman, sì. Sentiamo i risultati ufficiosi. Sì, in questo momento conduce Bocchio, abbiamo solo 5 risultati. Conduce Bocchio appunto con 7 minuti, seguito da Nicolini con 7.10, per cui già 10 secondi di distacco. Canella 7 minuti e 14, mentre Picotti 7.31 e chiude questi primi 5 risultati Cerutti con 7 minuti e 32. E Bocchio che dà 14 secondi a Canella, davvero un risultato importante, che 10 secondi a Nicolini. Aspettiamo di vedere l'arrivo anche di Davide Ridman. Cioè, ti facevo un appunto, scusa, adesso. Fino a qui abbiamo visto qualcosa che andava in salita, che la velocità era abbastanza limitata e diciamo senza problemi. Il grosso del distacco si dovrà prendere in discesa, perché è un conto salire in terza e quarta, ma quando molli l'acceleratore ti fermi subito. Ma quando vai a 150 all'ora in quinta e sesta, diciamo devi avere coraggio, devi tenere giù il piede. E questi distacchi qui adesso, passando Pastore, Saglio e Ridman, verranno amplificati. Tanino, arriva Davide Ridman con il 22, vediamo subito, è importantissimo riscontro anche di Ridman perché era secondo in classifica generale e lui in questo momento a fare la corsa su Andrea Saglio, e stiamo a vedere il passaggio di Davide Ridman in diretta alla prova speciale numero 5 di Crodo. Si intraversa molto bene, sembra molto aggressivo. Guarda, dovrebbe essere in ritardo di 7-8 secondi da quel poco che ho potuto vedere. Sembrano un po' tanti, ma guarda, sta pagando adesso 3 secondi. Ha pagato 3 secondi. Si dimostra anche lui sempre molto competitivo, Davide, cioè, Ridman. La lotta è fra Pastore e Ridman, perché uno è in ritardo di 2 e uno di 3. E anche Bocchio ha fatto una grande, sì, almeno dal riscontro cronometrico che ci ha dato Rachele, sì, dovrebbe aver fatto 7 minuti in confronto a Saglio, aveva fatto 6 minuti 58 nella prova speciale numero 1, 7 minuti è un bel tempo di Bocchio. C'è un attimo da vedere che di notte hanno abbassato i tempi, perché Bocchio aveva fatto 7.07, adesso ha fatto 7, mentre invece Nicolini aveva fatto 7.06, ha fatto 7.10. Nicolini l'ha alzato, Bocchio è andato molto più forte e l'ha abbassato, mentre invece Canella
Canella ha fatto 2 secondi in meno del primo passaggio. 7-12 per te. Vale a dire che il problema di gomme poteva non esserci. Ringraziamo anche sempre gli amici di RBL La Radio che ci forniscono in tempo reale, ci aiutano per gli aggiornamenti con i risultati ufficiosi che poi la Federazione Italiana Cronometristi tramuta in risultati ufficiali, ma abbiamo già i primi riscontri con Bocchio con 7 minuti netti che fino a questo momento è il primo in classifica. Attendiamo gli altri passaggi, non dovrebbe esserci più Pettenuzzo, dovremmo vedere Pedretti con Troiani, di cui abbiamo visto anche il camera car a Crodo nella prima prova speciale. Vediamo se Pedretti riuscirà, diciamo così, a scalare ancora qualche posizione, a guidare bene anche di notte, perché è importante proprio la differenza tra il giorno e la notte, anche come guida di queste Clio, di queste, come diceva Tanino, di spingere a tutta in discesa per fare la differenza nel tempo. Andiamo in diretta con Pedretti. Un'altra cosa fra il giorno e la notte, che di notte in teoria si può andare più forte perché hai meno paura, perché non vedi bene. Cioè, quando metti dentro la tinta e sei in discesa, il giorno vedi tutto e ti ricordi che magari c'è un salto, di notte non lo vedi. Sì, questa lucida follia, tra virgolette. Sta pagando 5 secondi adesso, ne paga 9. Sì. Quindi più o meno sui tempi di Canella, comunque ha fatto addirittura di un meglio di un secondo rispetto a Canella. No, rispetto a Bocchio. Ha peggiorato di Canella, non me lo ricordo. Canella 7.14. No, ma qua forse ha peggiorato di 5 secondi il tempo di Canella. Comunque siamo sui tempi pressappoco di Canella, dunque anche Pedretti si instaura, diciamo così, nel secondo blocco a ridosso dei primi, che davvero con Saglio, con Ridman, con lo stesso Bocchio e Pastore. Ancora due parole su Pastore, perché Pastore sta veramente facendo molto bene. Pastore, guarda, ho paura che in questa prova, se non la vince, ci va vicinissimo, perché l'ho visto determinato, proprio bello. Sì. Bisogna vedere adesso questo Neri qui che stava facendo bene. Sì, in precedenza ha fatto degli ottimi tempi, anche qui ha fatto un 7-12 che dovrebbe avvicinarsi al tempo di Bocchio. Adesso stiamo per vedere gli altri concorrenti, Vincenzo Canella, bandiera bianca alzata, nonostante la tenacia. Penso proprio di sì, io non l'ho visto neanche molto reattivo, per la verità, e poi le cose che abbiamo detto all'inizio, insomma, suffragati anche dall'opinione di Tanino, si sono rivelate giuste, non è certo un problema di gomme, è un problema certo, più complessivo. Mi ha visto Gria che cercava un attimino di mediare la cosa, però Canella, quando l'abbiamo sentito con Marcello Perugini, era già abbastanza, era in fase di scoramento, già di delusione. Adesso vediamo la macchina in diretta, un'altra immagine importante di riscontro, potrebbe essere la Peugeot di Linesi. Vediamo subito il numero 25, eccola qua, la Peugeot 306 di Minesi e Sparagna. Vediamo salire discretamente bene, Tanino. Sì, salendo bene. Queste però macchine fanno tutte parte del gruppo A7, ecco, 2000. Rispetto però ai primi pagherà 10 minuti, perché ne sta pagando adesso 9, 12. Ecco, può essere contento un Minesi di essere a 10-12 secondi dai primi, può considerarsi soddisfatto. Vediamo la gente intanto che si sposta per seguire il rally davvero in tutte le sue fasi, questo è il bello anche del Vaglio Solane. Forse non dovrebbero stare sulla pista, a mia opinione. C'è un minuto Vincenzo, se tu mi conferma. Sì, tra una macchina e l'altra. Cercano di spostarsi velocemente per poi andare magari a vedere anche Monte Cristo. Probabilmente sì, insomma, si cerca di questi momenti di pausa, di percorrere un po' quelle centinaia di metri. Comunque vediamo che su Crodo non c'era proprio tanta gente, probabilmente molta gente è stata fermata all'inizio della prova e tanti comunque avranno anche rinunciato, insomma, ad andare a vedere questa prova dopo. Abbiamo visto tutto esaurito Montecrestese, Pomarco, veramente il pieno, arrivano notizie di tanta gente anche al lago d'Antrona. Sì. E quindi vediamo, dovrebbero essere arrivati anche altri risultati con Ridman a 7.04. 4 minuti da Bocchio. 4 secondi da Bocchio, secondi, Pastore 7.08 e via via gli altri, e Saglio 6.57, ha migliorato il tempo della prima prova speciale. È sceso dunque sotto i 7 minuti, che è impressionante. E dunque ancora Tanino, un altro record per Andrea Saglio, che ha vinto anche la quinta prova speciale con 6.57. Sì, diciamo, si confermano i parziali che abbiamo visto prima.
Adesso dovremo vedere, attenzione perché dovremo vedere Neri, che è un altro pilota molto interessante, Tanino che era, faceva anche classifica, dopo commentiamo insieme i risultati. Neri con il numero 26 su Renault Clio Williams. Sta andando forte, sì. Sta andando forte Neri, della EP Acer. Sì, perché paga soltanto 5 secondi. Quindi do anche a Rachele giustamente il tempo di 6.57.9 di Saglio, praticamente in linea con la prima prova speciale, 7.04 Ridman, 7.8 Pastore, come detto Adriano De Cè, a cui facevi riferimento con le difficoltà di visibilità, con le difficoltà anche della sua età, 7.51, un tempo che giustamente si allinea ai problemi che può incontrare Adriano De Cè con la sua Nissan Sunny. Ridman con il Pastore 4 secondi che possono essere un piccolo vantaggio per il secondo posto. Beh, ha rafforzato il secondo posto perché c'è Saglio con 28.11, poi 28.35 Ridman, 28.40 c'è Bocchio e 28.45 Pastore, cioè Pastore ha perso il terzo posto, è passato in quarta posizione. Terzo posto perché ha preso 8 secondi da Bocchio, Bocchio ha rifilato 8 secondi a Pastore, questa è un'altra chiave di lettura della prova. Sta andando molto, molto forte Bocchio. Sì, Vincenzo si, diciamo così, si screma sempre di più il gruppo, però la lotta è serrata. Sì, lotta serrata, io penso per la verità aspettavo qualcosa di più da Riedman in questa prova, invece sono venuti fuori, sono emersi Bocchio e Pastore, e temo che anche la lotta per la piazza d'onore si stia sempre di più assottigliando a questi due piloti, insomma. Ridman ha detto prima che stava andando insomma, un po' con calma, stava un po' cercando di visualizzare la situazione, però mi sa appunto che se non tira fuori le unghie adesso non le tira fuori più. Qua dovremmo avere Cataldo figlio, il padre, uno degli organizzatori storici del Palio Solano, lo vediamo in gara con il Clio Williams con il numero 27. Tanino, come ti sembra la prova di questo ragazzo? No, abbastanza tranquillo. Sta facendo comunque dei discreti tempi dopo quattro prove, comunque nei primi 20. Sì, anche qui passa e come al solito rispetto a Nicolini ha pagato 12 secondi. Quindi più o meno comunque si allinea, anche se Nicolini anche lui sta facendo discretamente bene. Secondo te Nicolini può riuscire ad arrivare sul podio? No, purtroppo Nicolini sta andando indietro, attualmente per i primi 6 che ho io è sesto. Perché davanti a lui si è inserito il Bocchio, e perciò è terzo, quarto o quinto. Bisogna vedere adesso i tempi di Neri, che io non ho, se sono vicini a Nicolini. Neri può essere un outsider, essere un outsider interessante. Cioè, poi rispetto al giorno e la notte, Saglio ha confermato il tempo del giorno, tirato di un secondo. Ridman ha fatto lo stesso tempo del giorno, chi invece ha peggiorato è stato il Pastore, e penso per il problema che di notte è un pelino più difficoltoso andare. Quindi Ridman, Pastore se non vado è un gentleman, è un pilota gentleman, non è più giovanissimo, no? Certo. Può darsi che abbia riscontrato questo tipo di problema. Se non vado errato, Tanino, adesso Ridman dovrebbe avere 24 secondi da Saglio. Ce ne ha 24, sì, 28.11 contro 28.35. Quindi 24 secondi che cominciano ad essere un bel malloppo dopo 5 prove speciali, ma soprattutto per il fatto che Saglio ha vinto 5 prove speciali, ecco, su 5. Aumentano di prova in prova. Aumentano di prova in prova, non c'è mai un recupero. Vediamo, un'ennesima Clio Williams, dovrebbe essere quella di Barrera, e andremo subito a verificare il numero. Vediamo il passaggio, davvero sempre molto bello. Il numero 29 è Barbieri e Dresti su Renault Clio, che stanno facendo veramente bene il passaggio, sì, anche sì. Qui abbastanza aggressivo di Barbieri. Rispetto sempre a Nicolini, hanno preso 3 secondi. Interrompo Tanino, subito dopo un attimo di pubblicità, torniamo da voi in diretta con la prova. Sì. Entriamo in diretta, 39esima edizione del Vaglio Solane, siamo in diretta da Crodo per la quinta prova speciale, la prima notturna, il secondo passaggio da Crodo dopo 4 prove speciali, questa è la quinta che ha vinto in questo momento ancora Andrea Saglio, che consolida il primato. Stiamo vedendo il passaggio
di un'altra Renault Clio, vediamo subito il numero, passaggio delle Clio davvero un gradino sopra le altre, Tanino, in questo momento questa però è la macchina, è la Peugeot 106 Kit attardata di Bertinotti, come l'hai vista la Peugeot 106 Kit? Normale, senza senza acuti particolari. Abbiamo visto il passaggio di Bertinotti, adesso siamo già con il passaggio sull'altra macchina. Possiamo commentare in diretta sempre con le bellissime immagini della nostra esterna a Crodo Mozio, davvero nel paese, nella frazione antiguriana, il numero 30 è Magistrini, sono i cugini Magistrini, Vincenzo, anche loro si stanno comportando egregiamente. Sì, sono due ragazzi molto forti, molto competitivi, sono di Maggiora, sono un po' filirate tutte e due perché almeno papà di uno e zio dell'altro, sono tra i dirigenti e fondatori dello Sport Club Maggiora, sono sempre andati molto bene in queste gare, chiaramente sono tra i tante centinaia di ragazzi che corrono soprattutto nelle nostre rally, nelle nostre corse, il Vallo Solana è 111 minuti e sono veramente molto, molto forti, insomma, stanno andando bene compatibilmente col mezzo che hanno. La notte scende, però la gente si sposta, la gente ha voglia di vedere il rally, Tanino, è davvero uno spettacolo nello spettacolo. Ma è logico che quando uno si sposta vuol dire che segue proprio il rally perché guarda i primi 20-22 e poi va sulle altre prove per essere al corrente dei tempi e poi vedere i passaggi e fare i paragoni. Quelli invece proprio amanti del rally vero e proprio si piazzano lì con la tenda piuttosto che con le bracciole eccetera e si passano tutta la notte. Davvero vedono tre prove speciali perché